Sei stanca di soffrire, di piangere, sapere cosa, come vissuto, quanto patito, umiliazioni, fame, vergogna. Sapere tutto sarebbe un po' lungo. Mio padre non vuole perdonarmi ed io non l'ho mai più cercato come non ho cercato te. E allora ho fatto la serva. E la faccio ancora. Hai visto? Nei primi tempi vivevo presso le famiglie dei padroni. Ma non era facile trovarli che accettassero me e la bambina. E quando non trovavo lavoro, non c'era niente da mangiare. Capisci? Niente. Tu forse non mi credi e non puoi sapere cosa vuol dire niente da mangiare. Una bambina in collo che piange e non sente ragioni. Eh già, povera creatura. Adesso ti fa pena. Lascia andare. Elena ha sofferto molto e tutto quello che ha patito io me lo porto qui nel cuore come un rimorso. Non potrò mai perdonarti d'esserne la causa. Quando era piccina aveva tanto bisogno di affetto e di carezze. Era così fragile. Si commuoveva e si esaltava di tutto. Bisognava tenerla in braccio e cullarla e parlarle sottovoce perché si addormentasse. Ma io ero così intristita, stanca del mio lavoro e della mia solitudine, che solo raramente riuscivo ad essere con lei come avrei dovuto. Forse non l'ho amata abbastanza. Un giorno persino ho rimpianto che ci fosse. Un'altra volta ho pensato di uccidermi. Ed è stata proprio Elena a darmi la forza di tirare avanti. E adesso mi chiedi cosa puoi fare per lei? Niente, assolutamente niente. Lascia andare. Ho potuto farla studiare, ha preso il diploma e è diventata maestra. E adesso è da certe amiche in campagna, vicino a Novara. L'hanno invitata con loro a passare un mese. Mi scrive tutti i giorni, quasi. Sta bene. Io ho sacrificato la mia vita per dare alla sua un ordine, un equilibrio. Deve restare tranquilla. Solo l'affetto per un uomo potrà rompere l'isolamento in cui vive, un uomo che la meriti. Io prego giorno e notte. So che me la porterà via, ma lei sarà salva. E forse potrò trovare un po' di felicità. Senti, dimentica che esistiamo, guarda. È meglio per tutti.